Allora, questo è il simpatico nano guanea. È un analizzatore d'antenna molto economico, è intorno ai 30-40 euro, a seconda se si acquisti su Amazon o eBay. Compatto, qui ho aggiunto una custodia stampata con il PETG per dare un pochettino più di protezione e di robustezza. L'utilizzo è molto molto semplice. È necessario fare alcuni passaggi al primo utilizzo e la taratura per ogni cambio banda. Per l'accensione abbiamo il tastino qui in alto. Allora, la prima operazione da fare è stabilire su quale frequenza vogliamo analizzare la nostra antenna. Quindi, toccando lo schermo, seleziono Stimulus Start e mi si apre un tastierino numerico in cui io imposto la frequenza. Ipotizziamo che voglio analizzare la banda dei 40 metri, quindi io parto dai 7 MHz, anche se non ho idea di cosa sia il CW, e clicco su stop e indico la parte finale della mia fetta di frequenza in esame, quindi 7,2 MHz. Perfetto. Ovviamente in questo momento i connettori sono scollegati a qualsiasi tipo di antenna, infatti ho un valore di SWR infinito e l'impedenza non ne parliamo. Devo fare la calibrazione dello strumento. Prendo un codino e lo connetto alla porta indicata come Charlie Hotel 0. Ok, a questo codino dovrò collegare tre tipi di tappi. Io per semplicità li ho connessi a un pezzettino di plastica, sempre stampato in 3D, si trovano i file di stampa facilmente su internet, per non perderli quando sono in attività portatile, per averli più a portata di mano. Per la calibrazione si preme sullo schermo, calla, calibrate e inizio collegando il tappo indicato con O, cioè open. Lo avvito, ok, e poi clicco open. Perfetto. Svito il tappo e passo al tappo indicato come short, in corto. Ok, short, e poi ultimo passaggio, il tappo indicato con L, load, carico. E clicco load. Fatto questo, done. Ora posso salvare la mia calibrazione. Se dovessi tornare a esaminare questa frequenza e magari sono in portatile e non voglio rifare tutta l'operazione di calibrazione. Save 0. Perfetto. Ora, in questo momento, sulla porzione di frequenza da 7 MHz a 7,2 MHz, l'apparecchio è tarato e ho rapporto onde stazionarie 1 a 1 e impedenza 50 ohm, oscilla leggermente 49,9950, sostanzialmente è 50 ohm. Fatto questo, possiamo tarare la nostra antenna e avremo una rappresentazione grafica del rapporto onde stazionarie e impedenza. Quindi è semplicissimo come utilizzo. E per il costo che ha lavora molto bene, anche messo in contatto con l'MF, messo in confronto con l'MFJ.